Poi gli mettiamo anche il cippato. Anche qua. Adesso ho aggiunto i fiori all'aiuola dell'amore, l'aiuola che è stata fatta apposta. Poi sono state messe queste violette che stanno svernando e vi assicuro che non hanno mai visto acqua, solo la prima volta appena le ho messe a dimora. Erano piccole, talmente piccoline che la persona che me le aveva date, il mio amico del vivaio, mi ha detto non so, provaci perché sono veramente piccole, 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 se le metti bene vedrai che vanno. Adesso ho aggiunto questi bulbi, poi quando questi arriveranno a fine ciclo probabilmente moriranno e poi vediamo se magari metti dentro delle altre cose. Potrei anche puntare delle eriche nella speranza che poi rimangano permanenti, perché l'erica comunque poi è permanente e gli stessi bulbi poi si presenteranno volta per volta nella fioritura. Potarsi, adesso poi vedremo cosa fare. Per il momento questa è fatta, adesso voglio cipparla un po', perché vado a prendere del cippato più legnoso che ho di sopra, vicino al livello dell'orto, per andare a fare proprio una cover crop, così vado a tenerlo protetto, il suo umido rimane, non marciscono di sicuro perché adesso non è più stagione, ormai tra poco parte la stagione, perché qui stiamo impazzendo. Questa qua è un'insalata, guardate che meraviglia, questa è un'insalata che ha deciso di nascere da sola in questo punto, la lascio lì, insieme ai fiori mangerò anche l'insalata. Questa è l'aiuola dei uomini, vabbè, adesso battute a parte, devo piantarla lì questa battuta, perché sennò e cadono anche quelle elichette lì, queste qui delle robine, poi mi nascono anche le piantine di robina, però io poi effettivamente andrò anche a fare una pulizia. Qualche ciuffetto d'erba l'ho lasciato, perché se fa un po' di verde e spuntano i bulbi dal verde è anche bello, vediamo se è rimasto qualcosa di vecchio sotto. Non vi dico altro, adesso mi sposto a fare un altro lavoro, non so se andrò a integrarlo in questo video o meno, poi lo vedremo dopo. Per il momento vi saluto comunque, se poi vedete il pezzetto aggiunto che faccio l'aiuola dell'aglio lo mettiamo insieme, però volevo fare quello dell'aglio, volevo farlo dedicato. Questa è l'aiuola dell'amore, l'aiuola dove io mi siedo sulla panchina, contemplo, guardo, penso, guardo nel vuoto, nel silenzio e ascolto il silenzio praticamente, perché il silenzio è molto più rumoroso di quello che potete immaginare, bisogna capirlo, bisogna interpretarlo nel modo giusto. Vi saluto, stacco tutto, alla prossima, ciao.